Ci troviamo in una delle stanze del Museo dell'Agro Veientano, il Museo Civico di Formello. Formello è un paese che sta vicino a Roma, 16 km a nord di Roma, e ancora conserva le sue tradizioni, le sue radici, e cerca di raccontarle in questo modo, in questo museo. Il borgo stesso vale la pena visitare, il paese stesso vale la pena visitare, perché ancora è il paese tipico nato intorno al 1000 dopo Cristo. Siamo in un territorio che un tempo apparteneva non ai romani ma agli etruschi, e quindi questo è un buon esempio, eccolo, la stanza dove ci troviamo, perché racconta proprio questo passaggio, racconta una pagina di storia e fa capire come un stesso luogo poteva essere sacro prima per gli etruschi e poi per i romani. E le persone volevano ringraziare le divinità, volevano offrire delle cose per far sì che le cose andassero nel verso giusto. Offrire un'immagine di un infante per farlo crescere bene e via dicendo. Per noi è sempre il compito di capire, di cercare di capire la storia attraverso i materiali, le cose che ci sono stati lasciati dai nostri antenati, e cercare di interpretarli, non solo gli etruschi, anche se il nome del museo, Museo dell'Agro Veientano, racconta la città di Veio, territorio di Veio. Cominciamo in realtà anche prima, X secolo avanti Cristo, quando troviamo dei resti protostorici. Le persone vivevano ancora nelle capanne, e abbiamo anche, grazie a quello che abbiamo trovato negli scavi archeologici, un modo di capire quando sono passati dal vivere in delle capanne in delle case, da prima di legno e poi anche con una copertura di tegole, diciamo terracotta. Andando avanti nelle sale si scoprono anche altri periodi, per esempio il periodo orientalizzante. Il periodo orientalizzante, VIII secolo, VII secolo, VI secolo avanti Cristo, quando ci sono molte importazioni, molti influssi dall'età dell'Oriente. Andando ancora avanti nel tempo abbiamo altre testimonianze di un grande tumulo etrusco, e racconta la ricchezza, racconta il potere di un principe. Abbiamo anche, grazie a dei ritrovamenti, il nome della famiglia Pepuna. Andando ancora avanti nel tempo arrivano i romani, è proprio in questa stanza dove ci troviamo, ne abbiamo già detto, il stesso contesto votivo è poi utilizzato dai romani. Cioè i romani stessi pensano che il luogo già venerato dagli etruschi anche per loro deve essere sacro, è un luogo sacro. E quindi la divinità Vei, che era la divinità etrusca che ha dato nome alla città, dei romani diventa Ceres, la divinità dell'agricoltura, per far capire anche quanto fosse importante l'agricoltura. Troverete anche un bellissimo rilievo di un'altra divinità, magari sconosciuta. Questa divinità si chiamava Mithras ed era un po' un concorrente di Cristo, del cristianesimo, e fa vedere una scena tipica, centrale, in cui la divinità stessa, Mithras, uccide un toro. Andando poi avanti nel tempo arriviamo al capitolo del Rinascimento, e anche lì è una bella storia da raccontare. Abbiamo tante maioliche con bei colori, molto forti, molto importanti, e di nuovo possiamo studiare i materiali e cercare a raccontare la storia, perché capiamo che sono stati magari importati non solo da tante altre parti d'Italia ma anche dall'estero, per esempio dalla Spagna. E quindi in un paese che doveva contare 300 abitanti all'epoca arrivavano merci, commerci, persone da tanti altri posti, e quindi anche nel suo piccolo Formello si trova di nuovo in un incrocio di strade, di traffico e di relazioni con altri popoli e altre persone. Quindi il nostro palazzo, che già racconta la storia, che già fa vedere tutte le varie fasi di evoluzione del nostro borgo, del nostro paese, ma di un'area anche più grande, contiene tutti i materiali che ci permettono di raccontare queste storie.